Salve a tutti e benvenuti per questo nuovo video. Oggi parliamo del nuovissimo switch smart wifi targato Emilo, prodotto da Emilo. Sapete benissimo che ho proposto tantissimi video sui prodotti Emilo, soprattutto sui relè a radiofrequenza, proponendo diverse soluzioni per l'automazione all'interno di casa. Emilo ora ha prodotto questo dispositivo. Vedete, questa è la confezione. È uno smart switch collegabile al wifi con un ingresso e un'uscita dove potete collegare qualsiasi apparecchiatura elettrica, dalle luci ad altre apparecchiature. Ricorda molto vagamente un Sonoff. Andiamo a vedere, seguitemi, andiamo a vedere se è uguale anche all'interno. Dimenticavo, guardate il video fino alla fine perché alla fine ci sarà una sorpresa. Dunque, andiamo a vedere molto velocemente il package del dispositivo. Vediamo che si presenta con questa scatola, dove sui vari lati ci sono, diciamo, le istruzioni per l'uso e le caratteristiche tecniche. Qui vediamo che ci dice che il dispositivo andrà attaccato a un lato dalla 220 volt, quindi diciamo in ingresso lui accetta da 90 a 250, neutro e fase, e dall'altro lato invece c'è l'out. Vabbè, le freccette probabilmente si sono sbagliate, sono al contrario. In ogni caso si vede, diciamo, che l'out, perché da quest'altro lato c'è l'esempio del collegamento di una lampadina. Sotto ci sono le istruzioni rapide, quindi download dell'app Smart Life, registrazione dell'account, aggiunta di un nuovo dispositivo ad un device, e poi indicator light. Praticamente ci dice che ci sta praticamente il segnale, che l'indicatore di segnale, quindi se è connesso o meno al wifi, e il tastino per programmare. Poi enter wifi password, dobbiamo dare la password di wifi, diciamo, a cui lo vogliamo collegare, e poi successivamente, insomma, il dispositivo sarà associato, aggiunto con successo. Qui abbiamo anche dei QR code per diciamo scaricare direttamente l'app per iOS o per Android e il manuale d'uso. Quindi è compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS. Vediamo questo Wi-Fi Smart Switch che funzionalità ha. Naturalmente Wi-Fi Remote Control, velocità, diciamo, fast matching, quindi collegamento rapido e risposta rapida, associazione rapida e risposta rapida nella rete, on e off status display, quindi diciamo probabilmente c'è un LED di stato, poi andremo a vedere dal vivo. Lavora direttamente con Google Assistant, quindi suppongo, non ho ancora provato, che potremo richiamarlo direttamente anche da Google Home. Ha un time setting e countdown, quindi diciamo possiamo utilizzarlo in maniera anche temporizzata, può diventare una presa temporizzata e anche con un conto alla rovescia. Possiamo condividere diciamo con altre persone che hanno la stessa applicazione questo stesso smart switch, in maniera tale che magari in famiglia, che ne so, giusto per fare un esempio, possiamo condividere e anche loro possono accendere e spegnere il dispositivo che è collegato su questo smart switch. Possiamo creare delle scene, quindi con più di questi magari sparsi per la casa, possiamo creare delle scene dove andiamo a configurare vari dispositivi accesi o spenti nello stesso tempo. E poi ci dice che lavora anche con Amazon Alexa. Andiamo ad aprire e vediamo il contenuto della confezione. Allora, il contenuto della confezione: abbiamo il manualetto d'uso e il dispositivo vero e proprio. Vediamo che questo dispositivo ricorda vagamente quelli che sicuramente tutti conoscete, che se ne trovano veramente tantissimi in giro, che sono i Sonoff. In effetti diciamo che ha alcune somiglianze. Poi magari apriamo lo chassis in plastica e andiamo a vedere all'interno se le similitudini sono anche a livello di scheda elettrica. Vediamo subito che
Rispetto ai Sonoff, visto che l'abbiamo citato, ci sono già delle comode morsettiere, vediamo che basta premerle e mettere i cavi spellati all'interno, quindi rispetto al Sonoff diciamo che non abbiamo bisogno di usare il cacciavite per effettuare i collegamenti ai morsetti, quindi questo sicuramente è un vantaggio a livello di praticità e velocità d'uso. La qualità costruttiva sembra veramente buona rispetto ai Sonoff che sembrano rompersi solo a guardarli. Questo sembra veramente solido e ben costruito, anche la plastica ha un ottimo senso al tatto. E vediamo che qui ci sono poi quattro vitarelle che vanno a coprire il dispositivo. Qui abbiamo il famoso tastino di programmazione, vediamo se c'è qualche altra informazione utile stampata qui sulla parte in plastica, sullo chassis. Vabbè, ci dà la parte dell'input e la parte dell'output, ci sono le marchiature, la marchiatura CE e quest'altra FC sotto, direttamente sul dispositivo, e basta, non abbiamo null'altro. Ci dice che max load 10 A, quindi il carico massimo che possiamo diciamo mettere su questo switch è 10 A, che sono circa poco più di 2 kW, quindi possiamo diciamo collegarci a vari dispositivi che assorbono massimo 2 kW. Visto che l'abbiamo chiamato in ballo e l'abbiamo citato, vediamo il Sonoff per paragone, tanto ce l'ho qua casualmente uno sulla scrivania. Vediamo un pochino che i dispositivi sono veramente molto simili. Ripeto, questa è abbastanza più comoda questa storia della morsettiera già integrata per mettere facilmente i cavi. Qui invece dobbiamo togliere questi piccoli adattatori in plastica e dobbiamo collegare, diciamo, svitare con un cacciavite e collegare in queste morsettiere. Per il resto, diciamo, sono dispositivi abbastanza simili. Ora andremo a vedere a livello di funzionalità se ci sono diciamo, delle differenze abbastanza evidenti. Ehi hey Google, accendi lampada. Ok, accendo presa e Milo. Ehi hey Google, spegni lampada. Certo, spengo presa e Milo. E dunque, per i più curiosi, andiamo subito a smontarlo per dargli una sbirciata all'interno. Naturalmente sapete che questo blog, questo canale YouTube è un canale per veri smanettoni e quindi diciamo non possiamo perdere l'occasione di sbirciare all'interno e vedere un pochino di quale hardware si tratti. E dunque andiamo a vedere il nostro Emilo a nudo, ecco qui. Vediamo che abbiamo le due morsettiere, quindi da dove vengono i contatti in e out. Sempre facendo un parallelo, smontiamo il Sonoff, vediamo perché sembrano veramente molto simili. E andiamo a vedere che veramente sono molto 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 simili. La circuiteria sembra molto simile, praticamente la vedo quasi identica in ogni sua parte, ad eccezione, diciamo di questo integrato, di questo chip, probabilmente è la CPU che è collegata in questo modo. Guardandola da sotto sembra saldata su questi
7 pin, mentre il son off vediamo che la parte pensante dovrebbe essere questa qui, suppongo. Per il resto mi sembrano molto 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 simili. Abbiamo il tastino veramente nella stessa posizione, il led nella stessa posizione e il resto un pochino molto simile, quindi presumibilmente si tratta di una soluzione similare ma non identica. Bene carissimi amici, video concluso con sorpresona finale. Emilo, come ben sapete, nelle scorse settimane ha messo a disposizione decine di relè a radiofrequenza, sia di questi a due canali che quelli a un canale, che adesso nella mia disordinata scrivania non trovo. E ne abbiamo regalati veramente decine tramite il mio blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com. E Milo ha deciso per questo nuovo prodotto che ha realizzato di regalare anche tantissimi di questi switch wifi di cui avete appena insomma visto la prova realizzata da me. Non candidatevi e non chiedetemelo qui su questo video, nei commenti di questo video. Dunque, per ricevere questo dispositivo in omaggio dovete condividere almeno 1000 volte questo video, aver messo almeno 200 like su questo video, condividere l'articolo che comparirà sul blog almeno 1000 volte su tutti i social. Andate a visitare il blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, perché più tardi o stasera o domani, comunque entro questa settimana, pubblicherò un articolo dove potete fare richiesta nei commenti dell'articolo per ricevere uno di questi in omaggio. La modalità sarà sempre la stessa, praticamente dovrete fare prima l'acquisto, anticiparlo voi di tasca vostra su Amazon tramite il link che inserirò nell'articolo, e poi Emilo vi rimborserà. Mi raccomando, è richiesta una recensione su Amazon del prodotto, non mi fate fare cattive figure, perché sui relè Emilo non tutti hanno rilasciato la recensione. Diciamo, Emilo mette a disposizione e regala diciamo dei campioni gratuiti da testare, proprio perché diciamo vuole che su Amazon vengano rilasciate delle recensioni su questo dispositivo. Quindi visitate il blog e quando viene fuori l'articolo fiondatevi nei commenti e candidatevi per il dispositivo in omaggio. Poi il rimborso vi verrà fatto nei giorni successivi tramite PayPal direttamente da Emilo. Potete tranquillamente chiedere a tutti quelli che hanno ricevuto il relè RF in omaggio, che sono stati tutti quanti rimborsati senza problemi a distanza di qualche giorno. Bene, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto per essere avvisati quando un nuovo video viene caricato. Condividete questo video anche per ringraziare Milo della gentile messa a disposizione, diciamo, di dispositivi in omaggio. Quindi facciamolo girare questo video anche per ricambiare un pochino l'azienda che ci sta facendo così, diciamo, tanti tanti regali, tanti omaggi. E non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto da Vincenzo, ciao! Mille iscritti per 100 like, più 40, più 20 condivisioni.